comunque più delle domande che hai fatto, o te le farai a te stesso se dovessi diventare sindaco di questa città, o le farai a chi diventerà sindaco di questa città. E adesso noi la domanda la facciamo a Massimo Iotice, che prima di candidarsi a sindaco era l'assessore nella giunta dell'amministrazione Ferrara, del polmone finanziario di questa città, assessore ai tributi, al bilancio, alle finanze. Quindi nei 2 anni e mezzo di questo assessore spesso ha dovuto parlare di sviluppo, di occupazione, di risorse strategiche, risorse umane, sportelli del lavoro ed altro. E le prospettive che hai messo, se le hai messe nel tuo programma, di sviluppo e occupazione per non solo i disoccupati, ma perché poi Gasorio non ha soltanto, e penso di questo Gennaro non me ne voglia, non hanno soltanto i 300 disoccupati iscritti al movimento di lotta per il lavoro, ma ci stanno la solita città che fa sulla carta 80.000 abitanti, ma 30.000 sono d'Arpino, che è un'altra città a 7 km da Gasorio. Gasorio è una città di 50.000 abitanti in 4 km quadrati, non è vero i 100.000, 120.000, a meno che non ci sono migliaia di extracomunitari, migliaia di persone non censite. Gasorio centro è un agglomerato urbano di 4 km quadrati. Casalatore è ancora più guaiato di noi, c'era 1,2-1,5 e c'era 30.000 di abitanti in un chilometro. Casalatore c'è 50.000 abitanti in 4 km. Il resto sarà d'Arpino, che è un'altra densità urbana. Mariano, poi dopo mi dai tu il dato di quanto siete, perché io non conto i 7 km che ci dividono, conto soltanto gli agglomerati delle due città. Arpino, perché voi siete una lista che ha un progetto serio, concreto, quello di dividersi, la lista che cerca l'autonomia, di creare Arpinia, quindi poi mi direi tu quanto siete e quanti chilometri quadrati è Arpinia. Quindi Massimo, ti accompagno al palco, racconta, spiega quali sono le occasioni di sviluppo che dai a questa città. Buonasera a tutti. È veramente con piacere che sto qua stasera e ringrazio Gennaro Laudiro, ma soprattutto la presenza di tutti quanti voi che ci state qui ad ascoltare, e ringrazio anche ovviamente i colleghi, i candidati sindaci, che in questi giorni si cerca di fare una campagna elettorale ovviamente dai toni moderati, cercando di ognuno di noi di esprimere le proprie idee, di confrontarci. Quindi questo incontro va nell'indirizzo di quello che ho professato in queste settimane, cioè il confronto, il dialogo, anche perché poi io credo che a Casoria, prima ancora di sviluppo, c'è bisogno di un nuovo stile di fare politica, un modo di confrontarsi pacatamente, perché in questi anni forse c'è stata troppa contrapposizione tra le persone e mai si è stata invece messo al centro dell'attenzione la contrapposizione delle idee, dei progetti. Forse anche per questo oggi ci troviamo in questa situazione. Lo sviluppo, voglio restare sul tema del convegno. Guardate, è molto difficile parlare di sviluppo quando io in questi giorni, ma non, ovviamente non mi voglio sottrarre, poi ci arriverò, però è difficile quando io in questi giorni in campagna elettorale vedo situazioni veramente di primaria necessità, gente che non ha nei suoi quartieri la pubblica illuminazione, gente che non ha ovviamente le fogne, gente che veramente stenda a arrivare a fine mese, ed è veramente una cosa che io quando torno a casa, questa cosa mi arricchisce anche sotto l'aspetto umano, che vedo veramente che ci sono situazioni di grande precarietà, e mi emoziona anche quando parla, non so chi era prima, che lo vedevo con le lacrime agli occhi, la frustrazione per non avere lavoro. Io come giovane a 41 anni, anche io vi dico la verità, essendo di Casoria, un casoriano della prima ora, molto spesso ho pensato di andare via da questa città. Poi forse, non so, l'amore per la famiglia, l'amore per la città, ho voluto mettermi in campo, anche in questa esperienza ho voluto scendere in campo. Noi, per quanto riguarda lo sviluppo, riteniamo invece importante, caro Enzo,
le aree dismesse invece non sono un tabù, non devono essere un tabù, perché Casoria, diciamoci la verità, al di là delle brutture, no, anche questa piazza è una bruttura. Io ci troviamo in un luogo che potrebbe essere bellissimo, invece mi giro intorno, veramente è qualcosa di bruttissimo. Una città, quando parliamo della quarta città della Campania, ad avere una piazza così degradata, questo già è un punto di partenza. E quando parliamo di aree dismesse, credo che Casoria c'ha solo ancora qualcosa da esprimere, quella situazione logistica che le consente di essere il punto focale per gli investitori e per attrarre investimenti dall'esterno. Le aree dismesse, ovviamente, io credo che non sono state in questi anni centro di attenzione degli investitori, anche perché hanno visto una politica rissosa, una politica non stabile, e questo noi dobbiamo evitarlo, perché io credo che domani chi sarà il sindaco dovrà avere la capacità di confrontarsi con tutta la politica, dovrà avere la capacità di mettere al centro dell'attenzione la città di Casoria e dopo le contrapposizioni personali, o meglio mai le contrapposizioni personali. Io credo che le aree dismesse possono essere il vero volano economico per questa città. Certo, si parla di più Europa, di ovulo commerciale, e beh, meglio, giustamente, come diceva il collega prima, non sono cose che possono avvenire domani mattina, questo ce lo dobbiamo dire tra di noi, dobbiamo essere chiari. Ben vengano dei progetti da parte di Gennaro Laudiero che se sono percorribili ovviamente vanno nell'indirizzo del confronto, ci siederemo al tavolo e voi sapete io che persona sono. Quando ho fatto l'assessore sono stata sempre una persona disponibile e aperto al confronto al di là degli steccati ideologici. L'ovulo commerciale e il più Europa non sono cose che si possono realizzare domani mattina, ma sicuramente noi saremo attenti a realizzarli in prospettiva e saremo attenti anche ad evitare che vengano messe le mani sui 35 milioni dalla criminalità e dal malaffare in questa città. Questo sicuramente noi lo dobbiamo stare tutti quanti, la città, la politica, dobbiamo fare in modo che la gente per bene scenda in campo. Noi ci abbiamo messo la faccia, tanti giovani come me stanno in lista e hanno messo la faccia in questa esperienza. Tant'è vero che io ho lanciato subito in questi giorni agli amici della coalizione che, anche come un fatto di segnale, la nostra giunta dovrà vedere all'interno della propria giunta un assessore alla legalità e alla trasparenza, perché dovrà essere un grande segnale per la città, che deve essere una città fatta di gente semplice, gente che vuole veramente lavorare per l'amore per questa città. E questo lo dico veramente con grande emozione. In più, poi, ovviamente, ho sentito parlare anche di raccolta differenziata, di progetti per quanto riguarda la raccolta. Sarò breve, Nando, vedo che già mi stai guardando, sarò breve, perché poi ovviamente l'entusiasmo mi ha trascinato in queste settimane, e quindi quando parlo poi divento un fiume in piedi, quindi mi fermerò brevemente. Riguardo la raccolta differenziata, sicuramente al di là dei progetti che ho sentito parlare di Vedelago, io Enzo, guarda, insieme noi dobbiamo cercare, e concludo, dobbiamo cercare di mettere in campo, veramente questo lo dico ma con emozione, il modello Casoria. Dobbiamo cercare di mettere insieme qualcosa, perché non è possibile parlare della quarta città della Campania dove ci sono eccellenze professionali, culturali, imprenditoriali, e dobbiamo rivedere modelli che vengono dall'esterno. Dobbiamo avere la capacità tutti quanti insieme di creare il modello Casoria. Grazie.